perché di venerdì alle 4:15 parlare di normative energetiche credo che vi... però cercherò di rendere la cosa un pochettino più piacevole. E volevo solo dirvi questo: noi come azienda siamo stati nel settore del serramento addirittura a livello nazionale una tra le prime che ha iniziato a comunicare questo tipo di discorso, questo tipo di approccio al risparmio energetico in modo evoluto, ovvero non dicendo tanto i nostri prodotti sono belli, siamo i più bravi, siamo i più tecnologici, ma partendo dal presupposto che bisognava colmare un gap culturale che ancora oggi viviamo tutti i giorni, a tutti i livelli, dal punto di vista dei progettisti. Voi fra un anno, due anni sarete dei progettisti che vi porrete sul mercato con le vostre competenze, se non avete una conoscenza approfondita di questi temi siete tagliati fuori, perché oggi dal punto di vista normativo gli enti pubblici, i comuni, i committenti iniziano a richiedere questo tipo di competenza specifica. Noi quindi abbiamo in questi due anni e mezzo predisposto tutta una serie di convegni, seminari, corsi di formazione a tutti i livelli, dal progettista, l'università siamo qui oggi, geometri, collegio dei geometri, ordini di ingegneri e degli architetti, ente pubblico, ente privato, serramentisti artigiani che poi sono i meri esecutori di tutte le cose che abbiamo visto fino ad oggi, ok? Quindi, voglio dire, il taglio che vi do io oggi è un taglio puramente informativo, però ci tengo a sottolineare molto importante, perché ormai la progettazione non può più prescindere dal fatto di rispettare questi valori prestazionali. Quindi, io su determinati slide, voi per tempo, voi per stanchezza, andrò magari un pochettino più veloce. Però, tanto, a parte che vi diamo tutta la nostra documentazione, vi farò vedere poi il nostro sito internet, dove vi potete registrare gratuitamente, riceverete delle newsletter di aggiornamento professionale. Noi abbiamo, tenete conto, più di 10.000 utenti al mese, il sito più visto nel settore a livello nazionale. C'è questo fatidico termosoftware che vi potrà essere di aiuto, è gratuito, e basta solo che fate una iscrizione con la vostra mail, vi faccio vedere poi dopo come. E quindi voglio dire, questo tema è fondamentale per la vostra futura professione, ok? Ho chiesto a qualcuno, volevo capire bene il livello, ma mi sembra che magari tutti abbiate sentito parlare di risparmio energetico, di case passive, di decreto 311 a livello generale. Io farò una carrellata, perché il problema oggi nazionale qual è? È che a tutti i vari livelli, quindi lasciamo perdere l'Europa, che è sicuramente più avanti di noi, ma livello nazionale, quindi Stato Italia, livello Regione Piemonte, livello poi comunale, purtroppo le normative in alcuni casi sono in conflitto tra di loro, in altri casi sono in mancanza purtroppo di decreti attuativi, e quindi effettivamente, come parlavamo prima con la vostra insegnante, sono in 2-3 anni c'è stata un'evoluzione talmente repentina che anche i progettisti che dovrebbero essere quelli preparati fanno difficoltà. Ok? Allora, come dicevo prima, noi oggi ci troviamo in questa situazione. Abbiamo a livello nazionale il decreto 192 del 2005, che poi è stato aggiornato dal 311 del 2006, che regolamenta il discorso del risparmio energetico sulle nuove costruzioni, con dei valori tabellari prestazionali per ogni singolo componente dell'involucro, e in teoria dovrebbe anche andare a definire chi sono le persone preposte a effettuare, vedremo dopo, una certificazione energetica, un albo di certificatori energetici e soprattutto l'attestato di conformità energetica piuttosto che attestazione di conformità energetica dell'intero involucro. Okay? Poi abbiamo, come dicevo prima, le leggi regionali, perché la conferenza Stato-Regioni ha dato mandato da una parte giustamente, dall'altro però non è stata regolamentata, quindi adesso c'è un po' macchia di leopardo, un aggiornamento a livello regionale, ogni singola regione si può dotare di un proprio regolamento energetico, ok? Vedremo dopo che ci sono alcune regioni che l'hanno fatto, altre che l'hanno fatto parzialmente, altre che assolutamente non l'hanno ancora fatto. Poi possiamo scendere però agli allegati energetici comunali. Viviamo a Torino, comunque voi studiate a Torino, opererete magari a Torino. Torino è una delle poche città, sicuramente a livello nazionale, che si è dotato ormai già da 2 anni di un allegato energetico comunale. Quindi già ci sono 3 livelli di interazione, nazionale, regionale e comunale, con tendenzialmente dei valori tabellari che non sempre sono uniformi dal punto di vista della prestazione da
a cui dover rispondere in fase di progettazione. In più ci andiamo a sommare il discorso della detrazione finanziaria per la ristrutturazione e per la riqualificazione energetica degli edifici. Noi oggi, io vi farò vedere una breve carrellata per quanto riguarda il discorso del serramento, perché, come è stato detto prima, vedremo dopo di caso concreto, il serramento è responsabile per il 65% mediamente della dispersione di un appartamento in terpiano. Noi come azienda ci siamo quindi posti al centro tra tutto questo discorso di informazione e formazione normativa, che vi posso assicurare, visto che lo faccio io in prima persona, è veramente difficoltoso, perché tutti i giorni, calcolate che noi operiamo su Piemonte, Val d'Aosta, Liguria e Lombardia, quattro regioni che hanno quattro regolamenti totalmente differenti. Quindi noi abbiamo anche clienti che operano in più regioni e in Liguria devono adottare un certo criterio, in Lombardia un altro, in Piemonte un altro ancora. Quindi effettivamente è un momento di difficoltà.